Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi. Una produzione Radio Più Roma. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. È ciò che il cristiano dice quando inizia le cose che fa da cristiano. Facciamo il segno della croce e diciamo il nome delle persone della Santissima Trinità all'inizio del giorno, all'inizio del lavoro, all'inizio della scuola, del pasto, all'inizio delle cose importanti. Se uno va in giro per il mondo, può capitare anche in un paese musulmano, buddista, quando vede uno che si fa il segno della croce, guarda, quello è cristiano. E allora ecco, è con questo segno della croce nel nome delle persone divine che noi vogliamo fare questi incontri su Maria. E siccome il nome nella cultura biblica, semitica e cristiana, è la persona, appunto vogliamo inserire Maria nel rapporto con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. La Trinità è relazione di persone, è comunione di persone nell'amore, e quindi Maria è relazione col Padre, come la figlia più riuscita, è relazione col Figlio, come la madre, che è la madre poi di ogni cristiano, donataci da Lui proprio sulla croce. È la sposa, la discepola docile dello Spirito Santo. In questo modo capiamo pure il nome che abbiamo dato a questa serie di incontri. Cioè non vogliamo che l'amore a Maria sia solo devozione. La devozione è fatta di gesti che partono per lo più da parte dell'uomo, da parte nostra. Noi vogliamo arrivare a una vera teologia, a un'alta spiritualità, proprio perché viene dallo Spirito Santo, una spiritualità autentica su Maria. Ambrogio nel IV secolo diceva: l'anima di ogni cristiano battezzato diventa Maria, così come ogni anima che si converte viene chiamata Maria, col nome di colei che ha incarnato il Verbo. Ecco il senso di questi incontri, come Maria. Certo che dobbiamo amare Maria, ma la spiritualità autentica della Chiesa ci invita ad essere come Maria, a diventare sempre più simili a lei. Concluderemo ogni incontro con una preghiera o con un'invocazione, e a me sembra che questa di oggi, dato che abbiamo inserito Maria nella Santissima Trinità, la preghiera più adatta sia proprio il Gloria, perché per Maria, con Maria e come Maria possiamo dare gloria alla Santissima Trinità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.